L'anno prima, nel 1989, contro il Medellin, noi eravamo partiti per Tokyo il lunedì mattina dopo la partita a San Siro. E ritrovo alle 8 della mattina a Linate, poi via Parigi, viaggi 12 ore, quindi arrivi che sono le 8 di sera, tue, ma a Tokyo è mezzogiorno. Certo. Quindi nessuno riuscì a assimilare il fuso orario. C'era l'Okura Hotel, era una specie di Cinisello Balsamo, il direttore di quell'albergo, è come il sindaco di Colonia Montese, un hotel pazzesco, non vedi mai la fine. Ma tu incrociavi nei corridoi alle 3 di notte, alle 4 di notte, giocatore, allenatore, non riusciva a dormire nessuno. E infatti la domenica si vide, perché sì, il Medellin aveva avuto lo stesso problema. Allora, Paolo Taveggio, che cosa fece? Disse alla squadra, ovviamente in un segreto di più, ma adesso dopo 30 anni lo posso dire. Si può dire adesso. Io, Paolo Taveggio, è uno che ha viaggiato il mondo da quando era il direttore generale del Milan in quel momento. Sì, sì, da quando era bambino, quando era adulto, ha detto: ho io la soluzione. Domenica, prima di partire per il Giappone, il lunedì, nessuno di noi va a dormire. Okay. Ce ne andiamo fuori tutti a cena, andiamo all'Hollywood, facciamo l'alba e ci presentiamo, facciamo i bagagli, ci presentiamo direttamente alle Natie. Naturalmente poi andammo a cena, poi dopo chi andò a casa, chi venne all'Olive, però ci presentammo tutti all'aeroporto alle 8 della mattina con gli occhi di gatto silvestro quando gli esplode il coyote, quando gli esplode la riunione, sì, non ha dormito nessuno, pronti via, dormiamo in aereo, chi 5, chi 6, chi 7, io 11, sì. Mi sono svegliato a Tokyo quando era già fermo l'aereo per terra, e lì c'è Granella di Repubblica, svegliandomi mi disse: mi fai schifo. C'era scalo a Parigi, da Parigi a Tokyo, e noi siamo arrivati che avevamo dormito, era mezzogiorno, quindi un po' di disturbo, la sera poi vai a dormire, la settimana è andata via liscia come l'olio, e fu una grande chiave quella lì. Vabbè, allora leggo anch'io un messaggio, lo scrive il mio amico Mario e ci scrive: siete bellissimi. Ma non la leggi la chat, cos'è che dice? Siete bellissimi. No, grazie a Mario. Però, io lo so che non leggo la chat, a parte che continuo a non leggerla, ma è il Mario che non esiste che ce l'ha scritto, Certo, perché Mario è un'entità astratta, per vabbè, chi ci segue. Quindi, diciamo la chat interna posso leggerla, grazie, se volete buttarmi fuori anche da lì. Comunque no, io ti dico una cosa, ragazzi, che carattere la tabella, oh, che carattere che c'ha la tabella, mamma mia. Mia mamma, allora io qui posso fare un sondaggio prima di andare avanti. Allora Giorgia, puoi fare quello che vuoi, siamo su Twitch, l'unico che se ne va male è Vra, perché c'ha tutti i secondi nel cervello, però vai. Infatti prego, mi sto perdendo comunque Giorgia ci devi voglio dire una cosa a Giorgia prima, sì, perché sto leggendo la chat e se vai nei commenti leggi i commenti, vedi Nato nella chat. Non dovevi dirglielo, vai, scusami, vai nella private chat nostra, vai nella private chat nostra. Regia, ci abbiamo messo guardate 2 mesi la faccia in... della tabella, ragazzi, che non sta capendo niente. Aspetta, sembra mia donna col cellulare. No, ma allora... ragazzi, io ho sempre potuto leggerli. Allora, regia, 2 mesi a nascondere quel tasto lì alla tabella, è arrivato Freud, ha spoilerato tutto. È tua responsabilità adesso se li leggi, Grazie per essere con noi, uno degli ospiti più fighi che abbiamo avuto e che avremo, e ne abbiamo avuto di ospiti fighi, ma Davide Moscardelli è il numero 1 in assoluto, chat, potete impazzire come noi. E tra l'altro però... te l'aveva già fatti i complimenti, li ha rifatti perché sei ritornato, perché prima non li avevi sentiti. Grazie, allora, due volte. Sono doppi, quindi. Esatto. Allora, ragazzi, io per Davide ho 800.000 domande, e tra l'altro molte le avranno fatte miliardi di volte. Immagino. Infatti Mosca, oramai siamo amici, Mosca. Infatti io non vorrei quasi disturbarti, perché sono le classiche domande. Però la prima che mi viene in mente è che stavo guardando... Curioso, io non le so e sono curioso. Anch'io non le so, potrei anche dissociarmi da un momento all'altro, ve lo dico. Anzi, ci dissociamo in anticipo sulle domande. Esatto. Ok, ragazzi, volevo farvi questa perché voi non lo sapete. Mosca, non mi smentire, perché sennò facciamo una figuraccia. Vediamo. Che la tua barba è merito del mister del Milan.
In che senso? Partiamo bene. Ti devi dissociare anche te adesso da perché quando ho iniziato a farmela conoscere ero con lui, quello sì. No, allora, perché hai dichiarato, sono andato a spulciare, che te la saresti tagliata quando saresti andato al Bologna perché Mister Pioli ti voleva al Bologna. Mister Pioli lo ha avuto a Piacenza, a Bologna e al Chievo. Esatto, sì, è il mister con cui ho lavorato di più, quindi sì, avevo fatto questo specie di fioretto, diciamo, a inizio mercato, solo che sono andato l'ultimo giorno, quindi la barba era cresciuta tanto. Mosca, portarti al Milan allora in attacco per tagliarla. Sì, mi sa un po' tardi ormai. Già ce l'avete lì un vecchietto che sta andando piuttosto bene, quindi va bene quello, direi. Com'è andata? Com'è andata l'ultimo torneo di Fortnite firmato Milan e questa collaborazione? Voglio un vostro commento, vai. Vai, parti tu, Piazza. Tanto tu sei un bel caster, vai. Ok, io partirò sempre con un delay perché mi sto sentendo dalla streaming, quindi mi scuso incredibilmente se dovessi parlarvi sopra. Non è voluto, è un discorso proprio per fixare al volo. Allora, beh, il torneo è stato bello, io l'ho già detto via mail a tutti quando ci siamo sentiti, la collaborazione fra una realtà così grossa e il nostro videogioco, nonché uno dei videogiochi più assurdi della storia che è Fortnite, per me è stato davvero pazzesco, quindi al di là di tutto l'ideologia alla base era fuori di testa. Il torneo è stato molto molto ben preso perché tutti noi giocatori di Fortnite e in generale tutti i giocatori hanno detto cavolo, una realtà come Milan e non solo, vabbè, ma concentriamoci su questo ora, si è sposata benissimo con Fortnite, quindi io sono super contento. Il torneo è andato bene, io l'ho commentato naturalmente, quindi per quanto riguarda le mani magari è meglio aspettare i player che giocano, però io mi sono divertito tanto e quello penso che fosse anche l'idea alla base. Vai Martex. Guardate, io ho vissuto questa cosa in una maniera pazzesca, perché seguo quotidianamente il gioco, ogni singola cosa che viene introdotta in game praticamente passa sul canale, perché oramai tutte le news vengono riportate lì. Il fatto di aver giocato, tra virgolette, per il Milan è stato fantastico. Essere invitato, avere anche questi item in game anticipatamente, davvero un'esperienza bellissima. I game l'abbiamo un po' trollati, non ho giocato seriamente anche perché non sono un competitive player, quindi nessuno si aspettava grandissime cose da parte mia, però ci siamo divertiti, è stata davvero una bella cosa che, ripeto, mai mi sarei aspettato su Fortnite, quindi ben vengano queste iniziative. Ragazzi, Piz sta arrivando, quindi siamo tranquilli perché qua la chat vi reclama come foste Ibrahimovic e Mandzukic, per intenderci. Ciao, ma è arrivato il momento, ovviamente devo introdurre quello che è il mio compagno di avventura per tutti i giovedì qua a Sempre Milan. Voglio dalla chat un Mauro Suma! Ciao Lollo, ciao, guarda il mento. Il mento, su, guarda, è oltre la... Proprio, oltre la ripresa addirittura. Guardalo il mento. Ciao Mauro, benvenuto. Mauro, noi non pieghiamo mai la testa, siamo l'AC Milan e in quanto AC Milan noi siamo orgogliosi dei nostri colori, quindi qualsiasi cosa succede, sempre lì così. Guarda. Che bel mento che hai, Mauro. Mi raccomando, 4 del mondo anche, non solo 7 volte campione d'Europa. Cioè, bravo, infatti tutte le volte me lo dici, devo aggiornare qua nel mio database, sì. Qua che io non ho lo Suma bot, ho un Lollo bot piccolissimo, a pochi bit, devo aggiornarlo per... vedo già che la regia ha preparato il Suma bot, quindi se volete, ragazzi, abbiamo 5 minuti per mettere alla prova il Suma bot. Io adesso switcho dall'altra parte, ti leggo le domande, se dalla regia mi danno l'ok io partirei subito con il Sumabot, nessuno mi dice niente, quindi quando parte il conteggio, Mauro, partiamo con il Sumabot. Eccolo là, vai, oggi perdo. Via, allora partiamo, vediamo, questi sono facili, cosa ne pensi dell'ultimo, vediamo, aspetta Mauro, direttore,
se sono tutti in forma e senza infortuni, ma no, ma ragazzi, dovete fare le domande al Sumabot, dovete fare le domande. Quanto date esatto, aspetta che anche la chat si deve un attimo settare, Mauro. Dopo Inzaghi, quanti giocatori hanno indossato la numero 9 al Milan? Dopo Inzaghi ci saluta nell'11-12. Il primo è Pato. Il secondo è Matri. Il terzo è Destro. Giusto. Il quarto, no, aspetta. Allora ho detto Pato, Matri, Fernando Torres. Ah, Fernando Torres. Qua mi sa che c'è l'errore. Destro. Sì. Bacca. Bacca Luis Adriano. Attenzione, perché abbiamo il Sumabot in difficoltà. Luis Adriano, poi La Padula. Sì. Poi Piontek. Sì. Piontek fino a Markovic. 8, io direi 8. Il risultato è 8. Corretto, bravo 8. Mauro, Sumabot non si smentisce mai. Catania Milan dicembre 2012. Come finì e chi segnò? Catania Milan del dicembre 2012 finisce 3-1 per il Milan. No, aspetta. Attenzione, Mauro, ti sei dimenticato Higuain. Ah, ecco, Higuain, quindi 9. Va bene, 9. Allora è giusto, 9. Ha vinto la chat. Allora, dicembre 2012 vinciamo, sì, 3-1. Gol di Boateng e doppietta di El Shaarawy. Corretto. Primo gol di Gullit al Milan. Primo gol di Gullit al Milan, io dico campionato. Dico campionato. Sì. Ah, forse te l'hanno già fatta l'altra volta, Mauro. Sì, però fa niente, ok? Campionato, prima giornata di campionato, 87-88, Pisa 1, Milan 3. Corretto. Quante partite hanno giocato i... quante stagioni hanno giocato i tre olandesi insieme? Beh, quante partite io te lo dico, No, quante partite hanno giocato insieme i tre olandesi, tutti e tre in campo, te lo dico, 55. Incredibile. Nessuno la sapeva questa, ma solo Sumabot poteva rispondere a questa cosa.